Ti ricordi Sergio Mattarella quando il 9 marzo del 2000 io fui convocato come presidente del Cocer Carabinieri nell'ufficio del comandante generale dell'arma? Tutto lo stato maggiore dell'arma era preoccupatissimo perché il giorno dopo i 18 gruppi parlamentari avrebbero approvato due emendamenti che di fatto avrebbero distrutto l'arma dei carabinieri, sottordinando stazione e compagnia alla questura. Bene, ti ricordi quel giorno quando arrivai nell'ufficio del comandante generale e trovai il capo di stato maggiore, il sottocapo, il capo del primo reparto, il capo del secondo reparto, che sbattevano la testa al muro perché non sapevano cosa fare e chiesero a me, presidente del Cocer, di intervenire. Entrai nell'ufficio del comandante generale, lo troverai prostrato, annientato, distrutto, e disse al comandante generale: ma che sta succedendo? Stanno distruggendo l'arma dei carabinieri. Domani di fatto l'arma prenderà la sua antica e originale autonomia. Ti ricordi, Mattarella, che cosa io dissi al comandante generale? Non te lo puoi ricordare perché non eri presente, ma te lo dico io. Dissi al comandante generale al telefono, al ministro, telefono, signor generale, al ministro della difesa, che eri tu, Sergio Mattarella, e gli dica di intervenire. La risposta del comandante generale mi ha gelato. Il ministro della difesa, Sergio Mattarella, non si fa trovare. Come? In un momento in cui l'arma aveva bisogno del suo ministro della difesa, lei è scappato, lei si è difilato. A quel punto io invitai il comandante generale a telefonare al capo del governo, che in quel momento era Massimo D'Alema. Il comandante generale prese la borsa e se ne andò nel suo alloggio, scappando letteralmente. Io uscii e trovai gli ufficiali dello Stato Maggiore che erano avviliti. E che facciamo? Il ministro della difesa è scomparso, il comandante generale è scappato e io feci l'atto di coraggio, come al solito, a parlare dell'uomo coraggioso che si sacrifica. Se volete, telefono io a D'Alema. Tu faresti questo per l'arma dei carabinieri? Mi dissero in coro i quattro Nunzella, Borruso, Venditti e Gallitelli. Sì, certo. Chiesi immediatamente di telefonare al capo del governo e dopo 5 minuti. Tu non te lo ricordi perché non eri presente, mi telefonò direttamente Massimo D'Alema. Direttamente. Mi disse: sono Massimo D'Alema, che c'è Pappalardo? E gli dissi: ma come? Domani distruggeranno l'arma dei carabinieri e lei non sa nulla di tutto questo. Io non ne so nulla. Come è potuto accadere? Lei deve intervenire immediatamente. E lui mi disse: ma io sono il governo, non sono il Parlamento, come faccio a intervenire? E io gli dissi: se lei non interviene e non ritira immediatamente i provvedimenti, io domani verrò davanti a Palazzo Chigi con i 30 delegati del Cocer, ci legheremo lì, in catena, davanti, in uniforme, davanti a Palazzo Chigi. Bene, in quel momento D'Alema si preoccupò notevolmente e disse: ritenga che i due provvedimenti totalmente ritirati. Beh, io vinsi una grande battaglia quel giorno, quella sera, a favore della mia istituzione. Telefonai al comandante generale dell'arma e mi disse: domani brindiamo. Domani brindiamo perché tu hai ottenuto un grande successo. Bene, 20 giorni dopo, il tuo sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio si inventò un colpo di Stato in mio danno. Io che ero presidente del Cocer, come facevo il colpo di Stato? Non avevo uomini e mezzi. Ebbene, il signor Minniti, te lo ricordi Minniti? Non te lo scordare neppure tu, Minniti. Vi siete inventati un falso colpo di Stato. E alla fine il comando generale, invece di difendere il suo presidente del Cocer, mi abbandonò e mi fece dilaniare da questi politici che sono veramente dei cialtroni. E questo non l'ho mai potuto dimenticare, che i vertici dell'arma mi hanno abbandonato quel giorno quando io mi scontravo contro i vertici politici. E tu, che eri scomparso e ti eri defilato, quando sei andato in Parlamento a parlare del caso, invece di difendere il presidente del Cocer, tu, che eri ministro della difesa, mi hai attaccato in Parlamento. Hai detto il falso. Perché hai detto che io avevo falsificato un documento, diffamandomi. Te lo ricordi, D'Alema? Te lo ricordi,
Mattarella, questo fatto, o te lo sei scordato, che mi hai diffamato davanti a tutta la Camera dei Deputati? Bene, dopo 3 mesi il procuratore della Repubblica militare ha archiviato il procedimento perché non c'era assolutamente nulla. E tu hai ancora il Presidente della Repubblica. Ecco perché quando il 21 dicembre sono venuto al Quirinale ad arrestarti perché sei un usurpatore di potere politico e il verbale sta lì ancora a giacere presso la stazione Carabinieri di Roma Quirinale, tu ti sei ancora una volta defilato perché hai detto che non eri disponibile a scendere e a parlare a viso aperto con noi. Tu sei fatto così, caro Mattarella, tu ti defili, scompari, scappi sempre. Anche quando hai fatto il pregiudice della Corte Costituzionale e di lì a poco ti sei fatto eleggere proprio dal Parlamento che hai delegittimato. Caro Mattarella, come puoi ricoprire la carica di Presidente della Repubblica e permetterti, nel momento in cui si sta formando un nuovo governo, proprio tu a mettere i bastoni fra le ruote? Ti do un consiglio, proprio amichevolmente, dimettiti, vattene via, lascia la carica di Presidente della Repubblica.